Domani si conclude il mese di gennaio, ovviamente se state guardando il video il 30, e abbiamo potuto assistere a diverse uscite musicali di diverso genere per quanto riguarda il panorama musicale italiano. Questo non sarà un video che parlerà di rap, di trap, di musica pop, ma un po' di tutto, una descrizione di alcuni dei dischi che ho ascoltato questo mese, ovviamente che sono usciti questo mese di musica italiana, ma voi questa volta avete un compito fondamentale perché dovete scrivermi qua sotto nei commenti che cosa avete scoperto questo mese, che sia una canzone nuova, che sia un disco vecchio. Fatte queste premesse, partiamo con l'analisi. La recensione si intende personalissima e anzi, non è neanche una recensione proprio matura, però non è neanche una recensione a primo ascolto, ci ho meditato un po' su, di alcuni dischi usciti questo mese. Siccome tre dei quattro dischi di cui vi parlerò sono usciti il 13 gennaio, partirò col primo che ho ascoltato cronologicamente. Ed è Orange County, California di Tedua, primo disco ufficiale di Tedua dopo il grosso grasso mixtape che aveva rilasciato a fine giugno con più di 20 tracce. Questa volta ne ha tenute 9, ha aggiunto 00 dall'EP Design Solen di Ircomi, più 6 inediti, di cui uno pugile uscito un mese prima del disco. Tra le tracce più recenti possiamo trovare Easy addirittura due volte, ma soprattutto possiamo trovare un featuring con la Young che fra l'altro ha anche assistito Chris Nolan per quanto riguarda la base, e che dire, la Young fa saltare, la Young c'ha il fuoco dentro, la Young per me è un gaso. Ma se tutto questo per voi non fosse abbastanza, se la Young non vi agitasse, dovete assolutamente ascoltarvi l'ultima traccia, la sedicesima, che è Revolver Freestyle, che per caso ho trovato su YouTube la sera prima dell'uscita del disco, ma proprio verso le 11 di sera, mezzanotte, orari abbastanza tardi, in cui magari avrei dovuto anche dormire. Vabbè, per me Revolver Freestyle è la trappata del mese di gennaio. E chissà che non la possa essere anche di altri mesi, sempre che non sia qualcosa che la superi. Possiamo trovare al suo interno un sacco di grandi personalità, ma soprattutto la personalità francese di Coyote e Joe Bastard. Tra quelli italiani invece possiamo trovare ovviamente Tedua, Sfera e Basta, con un autotune sempre piuttosto musicale che si dedica a tutti i ritornelli. Possiamo trovare il grandissimo Orcomi e di nuovo, come già detto prima, Easy. Già con Cartine, Cartier, Balenciaga, Daddy, avevo già sentito Sfera Ebbasta sposarsi con la trap francese, ma questa volta veramente è proprio una traccia di quasi 5 minuti, qualcosa di colossale, andatevela ad ascoltare assolutamente. Ed è anche bello, secondo me, vedere lo stesso genere più o meno di due paesi sposarsi così perfettamente, anche se effettivamente poi deve darti a guardare la traduzione del testo, a meno che tu non sappia il francese. Promettimi che un giorno scrivi un pezzo preso bene. Seconda uscita del 13 gennaio per quanto riguarda quello che ho ascoltato è l'album Redenzione di Low Low. Low Low che ultimamente o lo si ama o lo si odia. Ecco, io ho cercato di stare un po' in mezzo perché devo dire che è un album abbastanza particolare. Contiene 11 tracce e sinceramente, ve lo dico adesso, probabilmente qualcuno metterà anche dislike, Il Sentiero dei Nidi di Ragno non mi è piaciuta. Cioè, al primo ascolto non mi è piaciuta per niente. Adesso la digerisco, ma sinceramente è una tra le ultime tracce del disco per quanto riguarda quelle che mi sono piaciute di più. L'inizio, Aridang, per chi non sapesse tutte le tracce a memoria, l'ho trovato sinceramente proprio una bella traccia, più di 4 minuti, una bella base. Poi però non si capisce che deviazioni abbia, perché parte con gli storytelling, sto parlando di Ulisse, poi segue Il Sentiero dei Nidi di Ragno e arriviamo più o meno a metà album o poco dopo, che c'è il primo featuring, quello con Marie Mirage, che sinceramente la sua parte mi è piaciuta un sacco. Però la parte di Lolo no, ma non parlo di rime, di testi, anche perché se ascoltiamo i testi della prima parte è tanto preso male, è anche abbastanza apocalittico, però è un genere che può piacere tutta questa apocalitticità. Tornando però al featuring, Marie Mirage mi rimane piacevolmente in testa, è davvero parecchio musicale, anche un po' inquietante, e Low Low però ha scelto un andamento che non mi aspettavo per quanto riguarda la tonalità delle strofe, e qua la tonalità o proprio piace o non suona tanto, a me per ora non suona ancora abbastanza. Tuttavia, se non possiamo ancora capire sotto che genere etichettare quest'album,
arriviamo alla fine, le ultime due o tre tracce, in particolare Niente più stupido di sognare e la traccia omonima del disco, cioè Redenzione, che hanno un andamento veramente pop, ma a me sinceramente è piaciuto perché nel rap non è che Low non ci sta, perché fa anche delle belle rime, dei bei testi, non è in questo che pecca, però io dico, se trovi che ti sposi meglio con delle basi pop, prova a fare del pop, non per forza del pop commerciale, ma qualcosa che suona bene, poi per carità, se poi si parla di recensioni rap, qua esci un po' dal genere. Terzo e ultimo disco per quanto riguarda il 13 gennaio è Lungomare Paranoia di Mecna. Lungomare Paranoia che ho scoperto piacevolmente perché, ok, io non seguo Mecna su tutti i social. Mecna, che per chi non si ricordasse, che probabilmente lo conosce senza saperlo, è colui che qualche estate fa cantava la pubblicità del cono Samontana. Ecco, anche per fare un po' di product placement. Non so quanto tempo fa Mecna avesse annunciato il suo disco, però mi è proprio sfuggito, a parte all'uscita. Ecco, Mecna che fa 12 tracce davvero molto profonde, molto introspettive. È un disco che a tratti anche ti culla, specialmente Malibu o comunque tutte quelle sonorità un po' tropicali. E devo dire che mi è piaciuto particolarmente, ma non troppo. Perché? Dal punto di vista musicale, Mecna ha davvero una bella voce, ciò nonostante in alcune si aggiunge anche l'autotune, ovviamente non per note che non riesce a raggiungere, quindi per una correzione piuttosto robotica, ma per un qualcosa di più musicale, di più melodioso. Vabbè, scelta sua. Ma il problema è che queste tracce sono belle fin quando sei un po' nel mood, nell'umore, e l'umore un po' triste, un po' preso male, che però lui fa benissimo, perché se Mecna facesse una canzone da preso bene sarebbe un po'... non Mecna? Bellissima nella seconda canzone quando dice non sono più Mecna ma sono Corrado, ma anche un po' i ritornelli in generale, perché veramente qualcosa che tu metteresti in loop e ascolteresti con calma, specialmente anche in questa stagione o comunque per quanto riguarda l'autunno. Perciò bellissimo il disco. Secondo me, per quanto riguarda il mio ascolto, un po' troppo non monotematico ma monoumoristico, insomma, con un umore di un certo tipo. Comunisti con Rolex, primo disco del duo J-Ax e Fedez, uscito il 20 gennaio, devo dire che mi aveva lasciato perplesso non il disco in sé, ma i singoli che lo precedevano. Perché, ok, Vorrei Mano Posto e la hit estiva. Assenzio, all'inizio ho dovuto capire il significato di Levante, tutti quei vocalismi che, ok, ti entrano in testa, proprio perché ti entrano in testa è una cosa molto pop, una cosa che vende molto, però il feat con Amoroso veramente al primo ascolto non l'ho digerito. La passione comunque l'aver seguito J-Ax durante il corso degli anni, non che non abbia ascoltato anche Fedez, mi ha spinto comunque ad ascoltarlo e devo dire che ho trovato qualcosa di davvero niente male, perché la traccia omonima del disco, quindi Comunisti con Rolex, fa morire, cioè ha anche delle verità di fondo su cui riflettere. Non mi sarei mai aspettato una compatibilità tale tra pop rap di J-Ax e Fedez e featuring con grandi artisti pop italiani. Per quanto riguarda il pop rap di Fedez e J-Ax, mi aspettavo a un certo punto abbandonassero completamente le rime, ma devo dire che non hanno smesso, per fortuna, perché hanno trovato anche qualcosa di intelligente, ma anche qualcosa di incalzante, qualcosa che ti prende. Cioè, io pensavo veramente proprio fosse un album pop, ormai cambiamo proprio categoria, invece basta aggiungere pop davanti a rap. Seconda grande rivelazione in generale di questo disco sono i cantanti, perché a parte Arisa, che ha avuto delle diatribe con Fedez a X Factor, e Loredana Bertè, che era comunque abbastanza opposta al parere di J-Ax, quindi sembra che tra colleghi opposti ci si faccia i featuring, non mi aspettavo delle strofe del genere, cioè sono di una modernità, di qualcosa di nuovo, che ok, se vogliamo parlare del rap game sono tutti fuori, ma tutti proprio, nessun dubbio riguardo, ma se vogliamo parlare del loro genere è venuta una cosa davvero molto bene, cioè anche le basi, Takagi e Ketra sono superati, ora sembrerà che sono di parte, ma il punto è che secondo me coi singoli ci aveva fatto immaginare peggio,
E forse l'hanno fatto apposta, perché se tu ti immagini una cosa peggio, fai anche un grande scandalo, i finti dissing su Instagram Stories una settimana prima del disco, che sembra quasi un motivo per farsi pubblicità, sembra tra virgolette, e poi esce una cosa del genere. A me, per quanto riguarda il genere pop, o comunque pop rap, insomma pop rimato, ecco, è una cosa che proprio mi piace. Bene ragazzi, questi sono i dischi usciti a gennaio che ho ascoltato e riascoltato incessantemente questo mese. Mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, vi ricordo di scrivermi qua sotto che cosa avete scoperto, che sia vecchio, che sia nuovo, durante questo mese o durante questo periodo. Iscrivetevi al canale in modo da essere sempre di più, aprite la mente ai generi. Un saluto e al prossimo video.